Job Day è una grande opportunità per i nostri studenti, in quanto hanno la possibilità di stare in una situazione lavorativa, nel particolare caso nostro un front office, dove vedranno in prima persona per un'intera giornata attività di accoglienza, di colloqui informativi su quello che è la dinamica del lavoro nel nostro territorio. In particolare noi ci rivolgiamo a donne, ma in questo caso noi ospiteremo un ragazzo, quindi verificherà anche quella che chiamiamo la differenza di genere, quindi le diverse così, impostazioni che stanno alla base in questo drammatico periodo di chi appunto cerca lavoro. Quindi quello che noi vogliamo trasmettere è appunto da un lato far capire che comunque esiste una rete di supporto sul nostro territorio che può aiutare i giovani a trovare lavoro. Poi facciamo capire quello che è necessario fare, quindi presentarsi in una certa maniera, fare un curriculum in un certo modo e quindi anche pensare che comunque, voglio dire, la fiducia ci deve essere, nel senso che quello che si legge in giro, quindi quello che si continua a dire, che la disoccupazione per i giovani è ai massimi livelli, che supera appunto il 40% in Italia. È vero, è un problema vero, ma noi cerchiamo di creare questa interrelazione con il sistema delle imprese locali, con tutti gli attori, di modo che questi giovani non sono lasciati soli. Avere un ragazzo in associazione per una giornata, secondo noi, è un'opportunità, è comunque uno scambio. Per noi è una grande risorsa poter lavorare con i giovani, dare a loro comunque degli strumenti e quindi diventerà una giornata piacevole per entrambi, di arricchimento soprattutto. Da ragazza, dunque io avrei voluto fare probabilmente l'architetto, poi ho fatto economia e quindi ho fatto altro nella vita. In realtà mi sono messa per 25 anni a fare la commercialista, che non era il massimo dei miei sogni, però è stato in qualche maniera un percorso obbligato perché poi ho fatto 4 figli, quindi mi ha permesso di vivere una vita, diciamo, dignitosa. Perché le aziende dovrebbero ospitare il Job Day perché tutti insieme, in questo particolare momento storico, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. E quindi anche le aziende, io vedo che quelle più illuminate già si muovono in direzioni ben precise, devono comunque pensare che non possiamo lasciare giovani formati, non formati o comunque con un percorso formativo alle spalle senza nessuna possibilità. Quindi dobbiamo favorire appunto gli stage, dobbiamo favorire tirocini, dobbiamo favorire queste conoscenze da parte di entrambi, altrimenti penso che non, appunto, sia difficile uscire da queste drammatiche crisi che stiamo vivendo. Dai ragazzi si impara soprattutto la spontaneità, questa grande umiltà ad apprendere, la voglia di apprendere e l'entusiasmo.